Il 10-25 e il 25-50 sono due lenti incredibili e fuori dall'ordinario, e non soltanto perché hanno l'apertura f1.7 costante su tutte le focali. Quindi voglio partire subito da ciò che le rende speciali e uniche, così si comprende subito perché sono perfette per tanti, ma non vanno bene per tutti secondo me. Intanto sono fluidissimi, hanno la ghiera dei diaframmi, ce l'hanno, ed è anche senza click. In queste clip passo da un diaframma chiuso ad uno aperto durante la ripresa. Vedi che non ci sono, sembra assolutamente naturale. Poter adattare l'esposizione entrando ad esempio in un edificio senza interrompere la registrazione, oppure passando da un'inquadratura su un soggetto a quello che c'è fuori dalla finestra, o adattare l'esposizione a diverse intensità di luce della scena in modo graduale, è fondamentale. Anche la zoomata è fluidissima ed è proprio morbida, e si può cambiare la lunghezza focale durante la ripresa. Per il video è una caratteristica molto importante che apre tante possibilità creative. Considera però che non sono parafocali, cioè durante la zoomata si perde il fuoco. Quindi, a meno che non si sia dei fenomeni, zoomando bisogna avere l'effettivo. Ah, interessante che l'autofocus possa passare da manuale ad automatico semplicemente facendo il click sulla ghiera, quindi senza staccare l'occhio dal mirino. Favoloso. Sono luminosissimi, hanno l'apertura ampia a 1.7 costante su tutte le focali. Ciò aiuta tantissimo nel lavoro avere l'esposizione costante anche quando zoomi, specialmente negli eventi, ad esempio, è una cosa fondamentale perché si lavora in manuale. In condizioni di scarsa luce porteremo a casa buone immagini anche con il micro 4 terzi. Voglio porre l'accento sulla massima apertura costante. Se hai mai lavorato in eventi dove riprendi ad esempio su un palco e ti devi muovere veloce lavorando in manuale, per forza, perché altrimenti l'esposizione non sarà mai buona, non puoi permetterti di armeggiare con le impostazioni e dell'esposizione. Quindi tutte le volte che cambi di focale è fondamentale avere l'apertura costante per seguire i soggetti, specialmente se si spostano, oppure per fare più inquadrature sullo stesso palco senza dover diventare matti. Io ho sempre usato con la full frame il 24-70 con apertura fissa 2.8 o l'80-200 sempre come apertura fissa 2.8. Ecco, per queste occasioni vedo la stessa funzione di queste due lenti. Un altro scenario dove vanno strabene è il ritratto, dove la scarsa profondità di campo ci dà la possibilità di avere un bello stacco tra il soggetto e lo sfondo, a meno che non si parli di ritratti ambientati dove lo sfondo ce l'abbiamo bisogno, però potremmo decidere anche di sfocarlo. E in interni, quando la luce non è perfetta, avere ottiche luminosissime è un grande aiuto. A fronte di tutte queste bellissime caratteristiche ci sono dei ma, perché queste caratteristiche si pagano con pesi e ingombri non indifferenti. Sono più paragonabili i pesi e gli ingombri di ste macchine non ai micro 4 terzi ma al full frame. E d'altronde la fisica è fisica, per far entrare tanta luce ci vuole tanto vetro, lenti grosse e pesanti. Qui abbiamo due lenti frontali da 77 mm e poi sono molto pesanti. A proposito di peso, bisogna dire che pesano praticamente uguale, sono 7,5, che con una camera come la G9 fanno fermare l'ago della bilancia a 1,5 kg. È come il full frame. Quindi, a meno che non si abbia bisogno delle caratteristiche di queste due ottiche, il micro 4 terzi qui non ha, perde di senso. Poi, altra cosa, altro ma, non sono stabilizzati né il 10-25 né il 25-50. Sui grandangoli ha senso, sul tele mi sarei aspettato la stabilizzazione, quindi ci si deve affidare esclusivamente alla stabilizzazione del sensore. Poi ovviamente sono robustissimi, ovviamente perché da obiettivi marchiati Leica non potevamo aspettarci costruzioni un po' lasche o che facessero clicchetti o fossero imprecise. Sono favolose, sono anche tropicalizzati, quindi possiamo avere il risultato di funzionamento perfetto anche in climi avversi, sotto l'acqua o in mezzo alla sabbia. Da ciò sono comodissime e perfetti per l'uso professionale. Ecco, l'uso professionale secondo me è la chiave per capire il senso di queste ottiche. C'è un'altra chicca di cui non ho parlato prima, che è l'assenza di breathing nella messa a fuoco. Quindi l'immagine, mettendo a fuoco, non si espande, si rimpicciolisce. In tre parole, se sei un professionista e useresti il 24-70 2.8 su full frame, allora queste due ottiche sono praticamente perfette perché fanno lo stesso servizio, con il vantaggio che sono un po' più wide e un po' più tele messe insieme, e con lo svantaggio che sono due invece di una.
Il vantaggio del più wide è notevole se fai anche un minimo di architettura, poi però ci torno. Il vantaggio del più tele è notevole se fai anche ritratti, perché il 25-50 copre perfettamente le focali dai ritratti. Dicevo dell'architettura perché purtroppo ormai siamo abituati in architettura ad angoli di campo esageratissimi. Su un telefonino è facile che ti trovi l'ultra wide a 14 mm. Le reflex o le mirrorless full frame arrivano normalmente a 14 mm. Sono angoli di campo che una volta non esistevano assolutamente. E avere quindi un angolo di campo che equivalente che si ferma a 20 ti porta a delle inquadrature un po' noiose. Secondo me, se fai architettura e sei disposto a spendere questa cifra, non devi prendere questa ottica ma l'8-18 Leica, perché appunto questo ti garantisce dei risultati estremi, favolosi, ma in architettura se vuoi far foto ci vuole un angolo di campo un po' maggiore, quindi almeno un 16 come l'8-18. Secondo me la caratteristica fondamentale prima della qualità ottica di un'ottica professionale è senz'altro l'apertura costante. Alternative a queste due ottiche secondo me sono il 12-35 a f costante 2.8 e il 3500 f costante 2.8 di Panasonic, due delle lenti storiche che hanno tenuto vivo questo sistema, proprio perché avendo l'apertura costante su tutte le focali sono le ottiche che un professionista sicuramente adocchia. Con lo svantaggio che da 2.8 a 1.7 è come passare da 600 a 200 ISO, quindi evidentemente la differenza di luminosità c'è. Abbiamo però la stabilizzazione, perché sia il 12-35 che il 3500 sono stabilizzati, e in più evidentemente la grandissima differenza la fa la compattezza e la leggerezza. Il 12-35 è piccolino e leggerissimo e il 3500 rispetto a pari focali sul full frame siamo circa la metà. Queste invece sono ottiche assolutamente paragonabili ai pesi e agli ingombri delle ottiche full frame. Sono tornato in studio per fare tutti i test ottici necessari. I risultati sono eccellenti, come ci si può aspettare ovviamente da ottiche Leica di altissimo livello. I giudizi che esprimerò valgono sia per una che per l'altra ottica, perché hanno un comportamento ottico assolutamente omogeneo. Quindi il comportamento con gli sfocati è simile, i colori sono uguali, quindi le clip che possiamo catturare con uno e con l'altro sono assolutamente mescolabili all'interno di una timeline e non saranno distinguibili le clip prese da uno e le clip prese dall'altro, se non per evidentemente l'angolo di campo. Riassumendo, sono estremamente nitidi anche nell'angolo dell'inquadratura e anche a tutta apertura. Sono estremamente corretti, anche il 10 a 10 ha una distorsione a cuscino appena percepibile, ma anche grazie al sistema di correzione automatica del micro 4 terzi. A proposito di messa a fuoco, lo sfocato è estremamente bello e morbido. Segnalo però che le fonti luminose hanno il bordo della parte luminosa leggermente contrastato. A me piace moltissimo lo sfocato di queste due lenti. Il fringing è praticamente assente. Concludendo, io per queste due ottiche vedo tre scenari. Sono perfetti se sei un professionista che ha sempre lavorato con il 24-70 2.8 in full frame e non ti dà nessun problema il fatto che queste siano due invece di essere un'ottica sola, e quindi non ti dà problemi il fatto che siano ingombranti e pesanti. Qua hai anche il vantaggio che vai un po' più wide, vai un po' più tele. Altro scenario in cui sono veramente favolose è se fai video o foto al chiuso ad eventi, e quindi è indispensabile poter avere tutto manuale, apertura costante e apertura estremamente elevata. Il terzo scenario per cui secondo me sono stati progettati è se fai ritratti e quindi hai bisogno di una della massima stacco di piani e se lavori al chiuso di una elevata apertura. Perfetti. Quindi grazie davvero di essere stati con me fin qui in questo video, in cui ho condiviso la mia esperienza d'uso di queste due ottiche che io non avevo compreso appieno, ma che sono felicissimo facciano parte del corredo micro 4 terzi, perché sono molto professionali e molto mirate ad alcuni settori particolari. Questa conferma del fatto che il micro 4 terzi è un sistema anche super professionale.
Ciao ciao!